Proprio prima di fotografare, trattieni il respiro. Sì, capita quasi sempre. Tredicesima puntata di Le forme della luce, il podcast visivo dedicato alla fotografia. Chi vi parla è Valerio Cappabianca. Pensavo qualche giorno fa a quanto sia davvero importante meravigliarsi, provare meraviglia, una dote importantissima per fotografare. Ed allora mi è venuta voglia di dedicare una puntata a chi ha saputo fare della meraviglia stessa una pratica fotografica. Rinko Kawauchi, fotografa giapponese, classe 1972. Lei, Rinko Kawauchi, la fotografa che trattiene il respiro ogni volta che scatta, nasce nella prefettura di Shiga. Sappiamo pochissimo della sua vita. Del resto, le sue immagini hanno abbastanza vita per sondare qualsiasi tipo di indizio si cerchi. Se volete una fotografia spettacolare e esotica, siete indubbiamente incappati nel nome sbagliato. La Kawauchi gioca le sue preziose fotografie tutte sulla capacità di accorgersi del mondo circostante. I suoi scatti sono radicati nello shintoismo, la religione animista del popolo giapponese. Secondo lo shintoismo, tutte le cose sulla terra possiedono uno spirito. Di conseguenza nessun argomento è troppo piccolo o banale per questa fotografa, compreso il regno dell'evanescente, del transitorio e dell'effimero. Se infatti non abbiamo chiaro questo, accostarsi ad una fotografia della Kawauchi non ha molto senso. Dobbiamo metterci prima in ascolto del mondo circostante, per poter realmente iniziare a vedere, essere consapevoli dei nostri sensi e delle nostre percezioni. In greco, tauma significa allo stesso tempo meraviglia, ma anche sgomento. Sapersi meravigliare ci porta in territori dove per forza di cose dobbiamo essere disposti anche ad abbandonare una parte di noi. Pensate ai bambini, pronti a fidarsi di tutto e tutti, anche quando non dovrebbero. A volte a meravigliarsi ci si sente stupidi, ed è un buon segno. Anche qui, stupido viene dal greco stupeo, così come stupore. Stupido è chi si stupisce, ed a volte per paura di sembrare stupidi, come dicevamo, ci perdiamo molte occasioni per stupirci. Se dovete iniziare a guardare il lavoro della Kawauchi, vi consiglio di partire da Illuminance, un lavoro durato 15 anni, poi diventato libro di grande successo. Sono foto queste in grado di scuotere lentamente lo strato degli anni che si è accumulato sui nostri occhi, per restituirci uno sguardo più vero, più aperto e ricettivo. Lì dentro ci troverete di tutto, soggetti quotidiani, quasi banali, le cose comuni di tutti i giorni, gli ingranaggi inceppati delle nostre vite, una sigaretta accesa, pesci rossi, finestre, insetti, fasci di luce e qualcuno che sale delle scale. Sì, è questa l'immagine che mi ha veramente colpito. In una fotografia c'è un gruppo che sale delle scale, forse delle liceali, ancora con la divisa della scuola. Detta così non sembra niente di che questa foto, me ne rendo conto. Ma come spesso succede nelle fotografie della Kawauchi, tutto è altamente simbolico e qui le scale sembrano il passaggio ad un'altra dimensione. Una scalinata che sembra portare i personaggi verso la promessa di un qualcosa che va inesorabilmente attraversato. Mi sono fatto la strana idea che in qualche modo quella fotografia rappresenti la metafora della nostra permanenza in questa vita, la nostra capacità di attraversarla, e allo stesso tempo, per chi ha la pazienza e la predisposizione a farlo, di lasciarsi stupire nel frattempo. La fotografia è come una metafora del nostro subconscio, ha dichiarato la fotografa, sottolineando come spesso
le sue fotografie siano più guidate dalla sua parte irrazionale, istintiva. Per un fotografo, dirà, è necessario fotografare con magia e anche gli incidenti sono una cosa necessaria. Anche laddove le cose fotografate sono quelle di tutti i giorni, nella fotografia della Kawauchi sembra che i suoi soggetti siano stati osservati da così tanto tempo che una volta premuto l'otturatore, questi siano in grado di offrirsi nella loro quintessenza più pura. Questo approccio mi ha ricordato due cose, principalmente. La prima è un verso di una poesia di Mariangela Gualtieri, che recita: ascoltare ciò che manca, l'intesa tra tutto ciò che tace. La seconda è una paginetta scritta da Gustave Flaubert, l'autore di Madame Bovary, che sull'arte di guardare dispensò questi consigli, utilissimi, soprattutto per un fotografo. Eccoli qui. Dobbiamo guardare ciò che vogliamo esprimere tanto a lungo e con tanta attenzione da scoprire un aspetto che non sia mai stato visto né detto da nessuno. In tutto c'è qualcosa di inesplorato, perché siamo abituati a servirci dei nostri occhi solo con il ricordo di quanto è stato pensato prima di noi su quello che stiamo contemplando. La cosa più insignificante contiene sempre un po' di ignoto. Troviamolo. Per descrivere un fuoco che divampa e un albero in una pianura, restiamo di fronte a quel fuoco e a quell'albero finché non assomiglino più per noi a nessun altro albero, a nessun altro fuoco. È così che si diventa originali. Le parole di Flaubert e le immagini della Kawauchi, in splendida assonanza. Spesso la Kawauchi nei suoi libri associa due fotografie, uno accanto all'altra. Lì i confini tra un oggetto e l'altro si perdono. Una forma si collega ad un'altra, lasciando veramente trapelare la natura animata di tutte le cose. Anche la nostra foto, che mostra una scalinata segnata da una luce accecante, viene associata, nel contrappunto delle pagine, ad un cielo limpido, abbagliato da punti di luce. Qualche sera fa, una delle prime sere di vera primavera, riguardando Illuminance, il libro della Kawauchi, da cui questa fotografia è tratta, e sfogliandolo e soffermandomi su questa foto, avevo la netta sensazione che quell'immagine continuasse un discorso, senza riuscire a capire bene quale mi sono arreso, riponendo il libro nello scaffale della libreria. Per fortuna abbiamo, come nelle foto della Kawauchi stessa, la quotidianità che è in grado di portarci meraviglia, e il discorso aperto della foto si è riacceso nel buio accanto a mio figlio di 4 anni. Siamo nel letto e sono 9:30 ed abbiamo appena finito la fiaba della sera. Ci perdiamo in quel tempo infinito dove esistiamo solo noi. Parliamo prima del sonno, consapevoli che quello sarà un tempo irripetibile per entrambi. Spesso mi racconta la sua giornata. Nessuna conseguenzialità, solo quello che davvero lo ha colpito. Un gioco fatto, una carezza di un compagno, un tiro al pallone con una super rovesciata immaginaria e tanti, tanti suoni. Li fa lui, con la bocca. Ascoltando quei suoni, mi è tornato in mente il discorso lasciato in sospeso dalla fotografia della Kawauchi. È un gesto salvifico e necessario, che appartiene a noi umani. Registrare. L'avevo visto meravigliosamente descritto in un film, Come On, Come On, e magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix. La storia è quella di Johnny,
un giornalista radiofonico che viaggia di continuo in cerca di produzioni sonore, a cui arriva la telefonata di sua sorella, con la quale non parla da un anno. La sorella chiede a Johnny di raggiungerla a Los Angeles per badare a suo figlio di 9 anni, Jesse. Johnny accetta a malincuore, trovandosi nei panni del tutto sconosciuti dello zio. Ma tra lui e il piccolo Jesse succede qualcosa di magico. Entrambi, curiosi del mondo intorno a loro, decidono di registrare ogni suono veramente importante per loro in un registratore vocale, che si portano continuamente dietro, per non dimenticare nulla del loro tempo insieme. Suoni, interviste, pensieri, a formare la loro personalissima musica. Proprio verso la fine del film, zio Johnny legge a Jesse una favola chiamata Il bimbo stella di Claire Nivola. Ora, se potete, bloccate il podcast. Mettetevi la fotografia delle scale della Kawauchi davanti agli occhi e ripremete play quando sarete pronti. Ci troverete molto di questa foto in questa fiaba. Della nostra capacità innata di stupirci di fronte alle cose più banali della vita e del viaggio che siamo tutti chiamati a fare. Eccola qui. Il bambino stella. Il bambino stella osservava la terra da lontano, nel cielo. Vedeva i minuscoli ghirigori luminosi dell'oceano blu e della verde terra vorticare nella deserta e fredda oscurità dello spazio. E aveva una gran voglia di andarci. «Per favore, posso andare a vedere com'è da vicino?» implorò. Gli anziani gli dissero «Sei uno sbuffo di vapore, invisibile e senza tempo. Per visitare il pianeta Terra dovrai nascere, prima come un bambino umano. All'inizio dovrai imparare a usare il tuo nuovo corpo, a muovere le braccia e a tirarti su in piedi. Imparerai a camminare ed a correre, a usare le mani. Pian piano imparerai ad avere cura di te stesso. Qui tutto è fermo e tranquillo, ma laggiù i colori, le sensazioni e i rumori ti travolgeranno, senza posa. Vedrai tanti di quegli esseri viventi, piante e animali, oltre ogni immaginazione. Qui ogni cosa è sempre la stessa, ma laggiù tutto è in movimento. Ogni cosa cambia di continuo. Ti tufferai nel fiume di tempo della Terra. Avrai un sacco di cose da imparare e tante emozioni da sentire. Paura e piacere, gioia e delusione, tristezza e stupore. Sarai così confuso e deliziato che dimenticherai da dove vieni. Crescerai, viaggerai e lavorerai. Forse avrai figli e perfino nipoti tutti tuoi. Con il passare degli anni proverai a dare un senso alla vita in cui ti trovi, così felice, così triste, così piena, così vuota, in costante cambiamento. E quando arriverà il momento di tornare alla tua stella, forse sarà dura dire addio a quel mondo così stranamente meraviglioso. Quindi rifletti bene prima di andare. Il bambino stella ascoltò, ma il suo desiderio era troppo forte. Perciò partì, e tutto quello che gli anziani avevano detto si rivelò vero, perché anche loro avevano visitato la Terra. Ma chiedetegli ora se è contento di essere andato. Vi risponderà sì. Per chiunque aspettava da tanto tempo una nuova puntata di Le Forme della Luce, eccola qui. Per chiunque ogni giorno porti nella propria borsa
o nella tasca del proprio cappotto una macchina per registrare la meraviglia intorno e per mio figlio Leone che potrà riascoltare questa fiaba tutte le volte che vorrà.